E vabbè, come sapete, la Camera di Commercio di Avellino ha preparato questo stand all'Expo di Milano, si chiama Piazza Irpinia, mi sembra, Sì. sì. E quindi la Scandone e la squadra sarà ospite lunedì 11. E noi proprio per questa giornata, abbiamo preparato una maglia celebrativa che presenteremo oggi. E quindi non a caso c'è la presenza del dottor Costantino Capone, perché c'è stato questo invito da parte della Camera di Commercio, ai quali vanno i miei ringraziamenti per tutto quello che è stato fatto anche a nome dell'Irpinia, della provincia di Avellino, perché veramente è un'iniziativa di una certa importanza. Bene, io due cose volevo dire, cioè, ringrazio la Scandone chiaramente per l'invito e soprattutto per la sensibilità nell'aver preparato proprio una maglia commemorativa della presenza della Scandone all'Expo. L'Expo è partito, alcuni mi hanno detto come sta andando. Io pongo invece la domanda inversa e dico agli irpini che andranno lì, se una volta che si va là, si gira l'Expo e si passa davanti all'installazione, che è assolutamente centrale nel cuore dell'Expo, sotto Palazzo Italia, si legge la scritta Irpinia che campeggia su questa installazione molto bella. Allora, se questo passaggio genera in ognuno di noi l'orgoglio dell'appartenenza e soprattutto va a creare un senso di ottimismo futuro, allora noi la sfida l'abbiamo già totalmente vinta. Perché la nostra idea era l'Irpinia all'Expo in mezzo ai grandi paesi? Dice, forse è un sogno, è utopia. No, stando lì e stando da protagonisti, e va sicuro che gli altri che stanno a fianco in quelle piazzette sono assolutamente marginali alla nostra installazione. Parlo della Toscana, parlo della Calabria, parlo della Sicilia, quindi sono cose abbastanza marginali. Pensate, ieri mi è arrivata la foto alle 8 di sera, 8 e mezza, dove c'erano e ci saranno ogni sera ragazzi del Conservatorio di Avellino che tengono il concerto. Allora, c'erano 50 persone che si fermavano davanti alla nostra installazione ad ascoltare questi ragazzi ed era l'unica iniziativa che c'era nel cardo. Allora noi siamo andati lì con, diciamo, l'umiltà di una terra che chiaramente da un punto di vista dimensionale ha tutti i limiti, ma anche con la consapevolezza che ogni sogno si può realizzare se ci sta passione, se ci sta, insomma, coerenza, appunto, se ci sta umiltà. E se questo è, allora io voglio tradurre il messaggio, soprattutto per i giovani, e dico ai giovani, guardate, se le istituzioni, se i comuni, se tutti quelli che hanno collaborato a fare questo cartellone degli eventi, ci sono 160 eventi in 90 giorni hanno creato questa cosa, allora questo è il messaggio forte e la vostra terra, la nostra terra, può vincere le sfide. E chiaramente per i giovani la sfida è soprattutto occupazione, rimanere qua, trovare lavoro, contribuire. Pensiamo ai 3.000 laureati disoccupati, e cioè questi sono segnali che vanno in quel senso nel dire noi che abbiamo un capitale umano, diciamo, mediamente più elevato. Accettiamo la sfida di partecipare e contribuire a rimanere in Irpinia e partecipare allo sviluppo. Chiaramente le sfide sono diverse dal passato. Il posto fisso ce l'andiamo a scordare, tutti quanti si devono mettere in discussione. E se lo fanno con passione, amore e sacrificio, la sfida è possibile. Lunedì c'è la Scandone. Chiaramente la Scandone non è lì per caso o perché, insomma, abbiamo simpatie particolari. Noi nella nostra installazione abbiamo coinvolto le eccellenze del nostro territorio. E la Scandone in Serie A è da quanti anni? 15. Da 15 anni in Serie A, cioè una piccola provincia come la nostra, continua a rimanere in Serie A da 15 anni, certo non è più un caso o un'eccezione, è una certezza. Quindi
Queste certezze si fanno certo non perché qualcuno ci regala qualcosa, ma si fanno perché ci sta sacrificio, ci stanno uomini che investono, ci stanno capacità e intuiti imprenditoriale. Allora, la Scandone va all'Expo, nella vetrina d'eccezione dell'Expo proprio perché è una conferma d'eccellenza. E chiaramente, la mia presenza qui è per testimoniare la totale disponibilità della Camera a sostenere l'iniziativa dell'11. Io purtroppo non ci sarò, ma ci saranno altri rappresentanti della Camera. E ancora grazie per aver realizzato questa maglia commemorativa che spero sia da portafortuna per tutto l'evento dell'Expo. Presidente, noi, come ha già detto il Presidente, la Sidi Casavellino ringrazia lei e la Camera di Commercio prima di tutto perché ci ritenete un'eccellenza irpina. Lo siete con i fatti, non è che me la sono inventata. E secondo, cosa più importante, per l'occasione che avete dato all'Irpinia in un evento eccezionale e grandioso come l'Expo a No, Milano. ma Grazie. questo lo si capisce quando si va là. Perché stando qua, quando si entra lì, e allora uno perde i primi quarto d'ora per capire tutte le proposte che ci stanno, paesi dall'America, Azerbaigian. Azerbaigian non perché è uno dei più belli stand, quello dell'Azerbaigian, Dubai, eccetera. E poi ti incanali verso il Cardo, quindi vedi Palazzo Italia, in fondo vedi l'Albero della Vita che ogni mezz'ora fa spettacoli, eccetera. Poi tu ti vedi questa installazione bianca, 10 metri, ma chi sono questi marziani? Poi ti avvicini e vedi Irpinia. Allora quella cosa per forza deve scatenare un senso di orgoglio e di appartenenza, ed è quello che noi volevamo fare, e pare dalle prime cose ci siamo riusciti abbondantemente. Abbiamo presentato? Sì, prego. La foto? sì, Sì. Ma come la mettiamo, avanti o dietro? sì, No, avanti c'è scritto sì. For Irpinia Expo Milano. Però perché non l'abbiamo fatto tutta verde, sto nero? No? No, perché questi sono i non colori. ce l'abbiamo, cioè non fa parte della nostra quest'anno almeno. Oh, anche perché Presidente, sì. guardate qua. Dov'è? Sì. Sì. Questo Ma tu è lento, però. è piccolino. A me ne basta uno, che ne Cioè, per dire che No, no, assolutamente.